Bonomi ieri da Venezia ha chiesto per gli industriali che il cuneo fiscale venga mantenuto, oggi c'è la protesta dei sindacati. Ma noi abbiamo fatto una gran cosa per i lavoratori, e avremmo avuto piacere che i sindacati fossero felici del fatto di dare più soldi in busta paga ai lavoratori, specialmente quelli con retribuzioni più basse. L'impegno nostro evidentemente è oggi contrastare il caro vita e farlo anche in futuro. L'auspicio è che diminuisca l'inflazione e magari non servano interventi di tipo eccezionali, però siamo determinatissimi a questo scopo. Quindi quello che abbiamo fatto è nell'interesse dell'economia, ma soprattutto di coloro che in qualche modo avevano più bisogno in questo momento. Quindi oltre i 6 mesi? Già queste critiche ce le facevano esattamente novembre dell'anno scorso, dicendo che non avremmo rinnovato il taglio del cuneo contributivo fatto dal governo Draghi. Oggi non soltanto l'abbiamo mantenuto, ma l'abbiamo anche triplicato. Naturalmente questo significa che dobbiamo impegnarci molto, ma abbiamo messo giustamente un'ipoteca sulle classi sociali e sulle situazioni dei lavoratori dipendenti che più se lo meritano. E quindi proprio su questo aspetto credo che sia imprenditori, ma soprattutto i sindacati, dovrebbero convenire. Qui il PIL che cresce più che nel resto del paese, quali sono gli aiuti del governo a sostegno? No, io penso che il governo abbia adottato una politica responsabile, prudente, ma che abbia dato sicurezza, e questo ha permesso a quella che è la vera forza dell'economia italiana, e cioè questa miriade di piccole e medie imprese con dei lavoratori eccezionali, con dei collaboratori di imprese eccezionali, di fare successo e superare le tante difficoltà. Questa è la vera forza del paese, che dipende sì dal governo, ma il governo deve semplicemente creare le condizioni affinché queste energie positive si possano liberare, è quello che stiamo cercando di fare, con grande responsabilità.